io sono, faccio il giornalista. Attenzione, signore. No, intanto lui non ha. Chi gli ha detto di riprendere? Lui qua fuori. Signora, lui qua fuori. No, lui sta riprendendo a me. Voi siete su una pubblica strada. No, tu a me non mi puoi riprendere. La mia persona tu non la riprendi. Questi uomini che ci aggrediscono verbalmente lavorano come operatori sociali in questo albergo nel centro città di Cagliari, che ospita circa 90 richiedenti asilo. Qui gli ordini sono ben precisi. Ma noi abbiamo questi ordini, capito? Questi di aggredire i giornalisti, no, e buttarli giù. No, di no, la signora non fare avvicinare nessuno. Insomma, avvicinarsi è praticamente impossibile, anche solo per chiedere informazioni. Eppure, una cosa è certa, qui i migranti non stanno bene e i centri di tutta l'isola sono sovraffollati. Se loro dicono che non è buono, ci sarà un motivo, no? Se dormono in 7-8 all'interno di una stanza, cioè, non va bene. L'elevato numero di sbarchi sull'isola sta mettendo in crisi l'intera città e a protestare sono anche le forze dell'ordine. I nonni vai ai centri commerciali e li trovi tutti nei parcheggi. Agli ospedali sono tutti nei parcheggi. Buttati nelle piazze migliori di a Cagliari è pieno e nei centri loro non ci stanno. Ma nonostante tutto gli sbarchi continuano. Ieri con questa nave sono arrivati 854 migranti. Loro erano in mare nei loro gommoni con un semplice passo, passi dal pericolo di perderti alla certezza della vita. 300 sono stati trasferiti a Genova e Civitavecchia, mentre gli altri 554 stanotte hanno dormito nell'hub del porto e in questo momento si cerca di smistarli tutti all'interno dei centri di accoglienza. Come potete vedere ci sono dei materassi occasionali, dei cuscini, coperte, ma gli sbarchi regolari si aggiungono anche quelli diretti. Più di 1000 algerini sono arrivati sulle coste cagliaritane con questi barchini, riuscendo in molti casi a non farsi identificare. Questi sono alcuni che avevano compiuto un furto anche abbastanza ingente nel corso della notte. Tutto materiale che diciamo era anche facilmente vendibile. Altri due invece sono entrati in questo bar e hanno tentato di violentare una delle bariste. Non riesci a passare e toccare parti. Per 12 persone è scattato il decreto di espulsione. In poche parole gli è stato lasciato un foglio su cui c'è scritto che sono obbligati a lasciare il paese. Un foglio, quindi? Un foglio. Non si potrebbe però escludere che possano anche essere in Italia, insomma. Potremmo, diciamo, pensare che sì, effettivamente possono essere sul territorio nazionale o comunque della comunità europea, certo.